Ciao raga, bentornati su Dal Gamer 87. Come vedete, siamo di nuovo su Tormented Souls per completare la nostra avventura. Inoltre raga, vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Tanto per voi è gratis e non vi costa nulla, ma per me è molto importante. Detto ciò, proseguiamo. Eravamo arrivati in questo bunker dove Anna, cioè is this my room? But this is hundreds of miles away from the mansion. Ma com'è possibile, visto che è a migliaia di chilometri dalla villa? Ma andremo a scoprirlo. Abbiamo trovato un diario. Raga, vi risparmio quello che c'era scritto, in quanto fa fede al puzzle che si trova in questa stanza. L'unica cosa di vitale importanza è che il selettore dobbiamo girarlo prima a destra e poi a sinistra, e la TV mostrerà delle immagini che noi andremo ad interpretare. Vi dicevo che prima eravamo nell'altra puntata, siamo arrivati in questo bunker dove Anna, la sorella di Emma, è rimasta per diversi anni in attesa che qualcuno la andasse a salvare. O almeno il padre, ecco, visto che fino per tutto quel tempo ne è rimasto all'insaputa. Allora, queste immagini, raga, fanno fede, non so se vi ricordate la puntata scorsa, al diario, a un numero seriale che appariva appena lo aprivi. Adesso ve lo faccio vedere, così lo capite. Eccolo qua, il 28436. Come vedete, questo dovrebbe essere il numero 8, visto che ha 8 zampe il ragno. E se fate attenzione un attimo alle immagini, in che direzione sono, andrete a completare questo puzzle molto molto facilmente. Basta partire dalla posizione 2, come avete visto, che era quel simbolo di Ying e dello Yang. E qua abbiamo completato il puzzle e abbiamo ottenuto questo ciondolo. Ok, sì. Ciondolo con il disegno del sole. Ok, direi che qua abbiamo completato il puzzle. Ecco, la scorsa puntata eravamo arrivati qua e questo era chiuso, se vi ricordate. E come vedete, è l'altro pezzo del ciondolo che raffigura una luna. Ok, raga, siamo tornati di nuovo qua per andare nella camera delle bambine. Intanto questa ci traccia tutte le volte. Nella camera delle bambine, e combinando ovviamente il ciondolo, perché andrà combinato sicuramente, sbloccheremo sicuramente un passaggio segreto. E infatti, eccolo lì. Ok, andiamo a vedere cosa c'è. Anche se non penso ci sia qualcosa di scioccante. My head. What is this? I know this song. I know it. It's the song my sister and I used to listen to when we were children. My sister. My sister Anna.
I remember. I am Emma, the girl who fell from the bridge 14 years ago. All this time, I've kept the traumatic memories hidden inside my head, but this song has set them free. Anna, you have been alone in the dark this whole time. I don't know if you are still there, but I promise I will do everything in my power to find you. It's time to find out what's behind the vault door in the sewers. Allora, raga, abbiamo scoperto che Caroline in realtà è Emma, come sospettavamo, la sorella di Anna, e che lei è la bambina che è caduta da quel ponte di legno 14 anni fa. E... ok, non c'è niente qua. Un diario di una giovane bambina. 15 novembre 1980. La mamma ci ha detto di stare alla larga, ma noi non abbiamo ascoltato. Abbiamo deciso di esplorare la foresta vicino al giardino principale. Eravamo curiose, ma quando abbiamo sentito i colpi e le urla, ci siamo spaventate e ho chiesto a Emma di tornare a casa. Emma insistette per andare a vedere da dove provenissero i rumori. Andò avanti ed io la seguì. Abbiamo intravisto tre uomini all'interno di una radura. Stavano sotto enormi rocce scolpite con simboli e usavano martelli per colpire una grande borsa macchiata di rosso che sembrava contorcersi. Uno di loro versò del liquido sul sacco e gli diede fuoco. La borsa iniziò a muoversi violentemente. Mi sono spaventata ed ho spezzato il ramoscello che tenevo in mano. Quegli uomini hanno guardato nella nostra direzione e indicavano verso di noi. Ho preso Emma e sono scappata. Abbiamo attraversato i cespugli spinosi, prestando attenzione alle voci di quegli uomini che si affievolivano sempre più. Alla fine siamo arrivati alla villa, ma i bei vestiti che nostra madre aveva fatto si erano rovinati. Ok, questo diario non ci è di nessuna utilità e di nessuna informazione utile. Alcuni di questi diari sono messi qua tanto per allungare il brodo, raga. E, come dicevo, noi siamo Emma e questo è una lenza. E ovviamente dopo il monologo, ok, dopo il monologo che abbiamo ascoltato su quello che è successo 14 anni fa, dobbiamo andare a scoprire cosa c'è dietro quel portone metallico. Ok, c'è un pulsante qua e il cadavere non c'è più di William. Cosa c'è dentro quel portone metallico giù nelle fogne, raga? Un'altra cassetta. Andiamo a vedere questa cassetta di cosa si tratta. C'era scritto stanza del dentista. Andiamo a vedere, raga. Solita roba, questo corpo è stato operato più volte. Ok, là dentro non c'è niente, proseguiamo da questa parte. Raga, ma questa stanza sembra quella dove ci siamo risvegliate noi all'inizio del gioco. Probabilmente è quella. Sì, qua c'è lo specchio. Sì, raga, siamo noi.
siamo noi, raga. Non dirmi che siamo state noi a colpire noi stessi nel passato, ma non penso sia... Non siamo state noi a colpire noi stessi, ma siamo noi che ci siamo tolte un occhio praticamente. Quindi, visto che ci siamo tolti un occhio da soli, mi viene da pensare che tutta questa storia sia una specie di loop, cioè siamo intrappolati. Non lo capisco, raga, è qualcosa di intricato. Diario di William, 12 dicembre del 94. A notte fonda qualcuno ha fatto irruzione nella villa. Si trattava di una giovane donna. Non so cosa l'abbia portata qui, né mi interessa. L'ho colpita in testa. Se l'avessi colpita più forte non sarebbe sopravvissuta e una potenziale cavia sarebbe stata sprecata. Quindi non ci siamo autocolpiti, ma è stato William a quanto pare a colpirci. Però avremmo dovuto fare da cavia William. Non era poi così tanto un bravo uomo, se non riconosce le figlie. Ora è incosciente, attaccata ad un respiratore artificiale. Una volta che si stabilizza, che sarà stabilizzata, le inietterò il sangue di Maria. Sono vicino a trovare una cura. Aspettami, Maria, ancora un po'. Ok, questo diario va letto... Ok, raga, siamo scesi nelle fogne per aprire questo portone metallico. Ah, ok, forse devo combinare... Niente. Ah, ok, raga, devo combinare la lenza con l'occhio e appenderlo lì, e intanto vado dall'altra parte e uso... la mia retina per aprire il portone. Ok, raga, andiamo a vedere cosa c'è lì dentro. Grandfather Noah? Now I remember you. Oh God, you have your memories back. Then you remember that your stupid mother stopped me from sacrificing you and your sister. A sacrifice that could have brought back our savior. Well, God took care of her. He made her pay for her sins. This is all your fault. Did you kill my father too? The radiation that comes from the sacred placenta is extremely harmful to us, impure and worthless beings.
for years. Bertram and his son William after him tried to find a cure for the effects of radiation. Today, William succeeded. With this accomplished, I have no use for him anymore. May God welcome him into his realm. You will pay for this, Noah. What have you done to my sister? Where is she? Your sister is just another tool for me to awaken our savior. Follow me if you want your answers. Hey, wait! Where do you think you're going? Come avete visto, raga, abbiamo scoperto che il prete alla fine era il nonno delle ragazzine, nonché il padre di Maria. Era lui che teneva segregata qui la figlia e le nipoti all'insaputa di William, a quanto pare. Si è accorto che ci è tornata la memoria, raga, quindi diario di Bertrand, che è il papà di William. 14 novembre del 1980. Maria è scappata con le ragazze. Io rimarrò al tempio, bloccando la porta dall'interno, per tenere chiusi dentro i membri del culto il più a lungo possibile. 7 proiettili non mi proteggeranno a lungo, ma cercherò di far valere ognuno di loro. Questo ci fa pensare che... William, non ti chiedo di perdonarmi, non me lo merito, ma se una di queste lettere ti arriva, voglio che tu sappia che mi dispiace, dal profondo della mia anima marcia, mi dispiace per tutto. Bene, raga, questo diario ci fa capire che Bertrand, cioè il padre di William, si è messo una mano sul cuore ed è ritornato praticamente sui suoi passi, cercando di salvare la nuora con le nipotine. Ma poi abbiamo visto com'è andato a finire. Quindi, raga, dicevo che quel diario che abbiamo trovato dal dottore là va letto praticamente prima, cioè è come a livello temporale è prima di quello che c'era sulla scrivania di William. Sul diario di William c'era scritto che l'ha iniettato a Maria l'antidoto e l'ha praticamente l'ha curata, però poi è morta. Andiamo a vedere, andremo a scoprire che cos'è. Intanto qua ci tornerà utile il lucchetto che ci portiamo appresso dall'inizio del gioco praticamente. E questo è per aprire il bunker segreto. I don't know what terrors I'll face below, but if Anna is there, I will find her, no matter what. Ok, non sappiamo quali orrori ci attendono lì sotto, ma se Anna è lì, cioè la sorella, lei la troverà a tutti i costi. Diamo un'occhiata qua, come al solito. Non posso far altro che... No, neanche scendere posso. Devo per forza entrare di qua. Tutti sti bunker, ste strettoie. Oh, un nastro di salvataggio, bene. Andiamo di qua. E quindi tutta questa storia riguarda questa setta. Però da quel che ho capito, non è Bertrand che ha dato inizio a tutto, ma Bertrand era, diciamo, lo scienziato del gruppo che gli aiutava a trovare una cura contro le radiazioni.
intanto prendiamo, prendiamo tutto qua e prendiamoci quell'oggetto che c'è sulla tazza del BC, che è tipo un tappo da mettere su qualche tubo. Raga, non sto bene messo, non sto ben messo a proiettili qua, li sto esaurendo praticamente tutti. Tanto qua in questi corridoi sono molto lineari i corridoi, raga, non ci si può perdere qua, non ci si può perdere, quindi è praticamente tutto dritto con uno svincolo, massimo due, che vanno a finire in posti chiusi. Quindi intanto qua c'era un meccanismo, ma non mi servirebbe poi una tanica per prendere la benzina, poi vedremo, forse daremo fuoco a questo posto, speriamo, con Noah dentro. Ma voi pensate la pazzia di quell'uomo, la pazzia di Noah, raga, cioè ha torturato la figlia per anni per il piacere del suo salvatore, e poi andremo a vedere che cos'è. Oddio, cos'è quello? Cos'è sta roba? Cioè non capisco se sono... È una tuta ignifuga, sembra. Antiradiazione, ma noi non ce ne frega niente, scappiamo. Cioè, ha preso vita come se fosse... Intanto abbiamo trovato un altro tappo. Qua c'è la macchina di salvataggio. Ha preso vita come se fosse un robot. Non so se l'avete visto. Scappiamo, che intanto non ce ne frega niente. Di qua non si va da nessuna parte. Ma poi, come vi dicevo, Noah non torna sui suoi passi, ma Bertrand è tornato, quindi era dalla parte del figlio, cioè William. Adesso io non riesco a fare mente locale, non mi ricordo se a William hanno fatto credere che le figlie erano morte o cosa. Per non cercarle per tutto questo tempo, le avrà date per morte a quanto pare. Adesso non mi ricordo se l'ho letto da qualche parte, ma non mi sembra, raga. Quindi non so se era un uomo abbastanza arrendevole oppure gliene fregava solo di sua moglie. Anche perché in diversi diari abbiamo letto, tanto da cosa scappiamo, raga, che tanto non ci danno vantaggi nell'ucciderli. Intanto raccolgo un po' di aia. Intanto lì mi sono preso una trappola. È pieno di nemici, raga, è pieno di nemici. Vediamo se riesco. Ok. Però una cosa che non si spiega è che cosa sono questi esseri che girano qua, quelli tipo a mezzo busto, okay, che viaggiano con la flebo attaccata, e anche quelli in carrozzina. O sono stati contaminati, qua ce n'è un altro di questi Robocop. Schiviamoli, schiviamolo, andiamo avanti. E qua, infatti, me la sono presa.
Diamoci una curatina. Qua sono obbligato a cercare in tutte le celle. Aia. Dai, spostati. Porco due, oh. Nervoso. Andiamo a vedere più avanti cosa c'è. Quindi probabilmente sono... sono persone contaminate dal loro salvatore, presumo, visto che emette radiazioni. Ok, questa volta ce l'ho fatta senza prendere danno. Di qua non c'è niente. Andiamo di qua. Ok, abbiamo trovato la Tanic. Intanto usciamo da qua, raga, che non c'è più niente nel fondo. A parte scheletri, non c'è altro. Aia. Raga, tengo i proiettili perché non si sa mai. Tra un po' probabilmente c'è il boss finale, quindi... preferisco magari prendermi un pochettino di danno. Rispetto a non avere proiettili per killarlo, ecco. Questo è i polmoni d'acciaio che si usavano nel 50 probabilmente. E intanto qua chiliamo anche questi sono obbligato. Ok, uno è andato. Questi sono, non so se sono celle. Io sono un altro. Porco due. Comunque il pompazzo è devastante, raga. Diamo un'occhiata di qua. Non sento più nemici, quindi dovremmo essere tranquilli. Questa sta facendo giro tondo. Ok, devo proseguire di qua. Visto che ci apprestiamo alle battute finali del gioco, raga, ditemi poi cosa ne pensate. Se vi è piaciuto immergervi di nuovo in questo stile, in questo gameplay dei vecchi survival horror a cui eravamo abituati da piccoli, ecco. Se devo dirvi la mia, a me non è affatto dispiaciuto il gioco, mi ha fatto ricordare vecchie esperienze, ecco. Ditemi anche la vostra, almeno ci sappiamo regolare. Intanto qua abbiamo trovato il motore, quello con la benzina. Ok, raga, là non c'era più niente da fare, quindi sono tornato indietro in questa stanza qui e ovviamente oltre a chiudere tutti questi rubinetti, perché noi dobbiamo seguire il tubo principale che scende giù di in basso a sinistra, come vedete, per riempire la tanica, ecco. Ok, dopo aver smanettato un pochettino ed aver messo i tappi, come vedete, lì a sinistra, uno in basso, uno a sinistra e uno lì al centro,
le valvole le ho chiuse praticamente tutte. Ed ecco qua. La tanica si è riempita e noi abbiamo la nostra benzina o gasolio, quello che è. E adesso possiamo ritornare al motore. Eccoci qua, raga, siamo ritornati. Questo non l'avevo visto prima. Svitiamo il tappo, ovviamente. E versiamoci dentro la benza. E come vi dicevo, io l'ho apprezzato, raga, il gameplay, anche se a volte tutto quel backtracking forse è un po' esagerato, ecco. Vai di qua, prendi la lenza, vai di là, prendi la chiave, torna alla statua, metti l'occhio, cioè pieno di enigmi. Non che non l'abbia apprezzato, raga. Comunque forse siamo o si è evoluto il mondo degli horror, dei survival, siamo un po' più action in questo momento. Comunque, niente di che. Per adesso, anzi fino ad adesso, mi è piaciuto molto. Ok, raga, siamo arrivati praticamente contro Noah, che ci ha mandato questi sgherri a romperci i maroni. Comunque è un pazzo devastante, non l'avete visto, cioè li prendo in fila. Meno male che ho risparmiato i colpi. Ah, ma di qua ce n'è altri. Ottimo. Scappiamo di qua, tanto questi sono lentissimi. Devastante il pompazzo, ragazzi, devastante. Intanto ci siamo fatti un po' di chiodi. È partita l'animazione della caduta della chiave qua, intanto quello mi ha colpito. Vabbè, apriamo. Non capisco tutti questi oggetti che mi sono rimasti, cioè se non servono più, perché lasciarmeli nell'inventario? Non lo capisco. Comunque, raga, questo punto qua è importantissimo, visto che l'ho ripetuto un paio di volte per fare tutti i finali. Come vedete, lì c'è imprigionata Anna, perché lei è Anna trasformata, raga, e se decidete di non iniettarle l'antidoto vedrete cosa accade. Ok, raga, siamo arrivati alle battute finali. Poi vi spiego meglio le diverse tipologie di finale. Siamo arrivati alla resa dei conti. Quella schifezza lì dovrebbe essere il loro salvatore. Ci siamo messi bene. So, you killed those fools? They were not worthy of the Polex sect after all. This is over, Noah. Your gruesome dream ends here. Without the blood of the twins, you won't be able to bring that thing back to life. I have waited so long to revive our savior. I will show you that my faith has no limit.
That's not going to happen. Oh, my child. If only you had faith. Vabbè raga, qui si va perdendo un po' la storia, visto che in tutti i diari che abbiamo letto, il buon Salvatore qua accetta soltanto sangue di gemelli, lui si è sacrificato da solo qua perché io ho fede, tu non hai fede, e ha risvegliato il suo dio. Cioè qua si è un po' perso a mio parere. Potevano inventarsi qualcosa di meglio, visto che non c'era più sangue di gemelli, non so. Vanno inventarsi altro, intanto qua non si sa più dire, cioè l'avano detto loro, che senza sangue di gemelli non si poteva risvegliare, e intanto quello si è tagliato le vene e ha risvegliato il suo figlio. Comunque raga, il boss finale è una merita cagata, basta sparargli 4-5 colpi e poi andare verso queste torrette e fare questo giochetto con il meccanismo. Vi risparmio tutta l'ondata di strozzate di questo boss, passiamo subito alla fase finale. Il boss è tutto così, raga, cioè voi gli sparate, voi andate di qua verso i suoi tentacoli, attivate il meccanismo per 3 volte e il boss è sconfitto, raga. Il boss è sconfitto, raga, tutto qua. It's over, Noah. How many girls were sacrificed for that thing? Those bastards won't hurt anyone ever again. Cioè, veramente, hanno sacrificato non so quante vite di gemelli per questo scempio. Non ci posso credere, io, raga. Sono rimasto un po' delusello, un po' deluso. Da questo boss. Comunque, raga, la scena di prima importante, di quel mostro in croce, che sarebbe poi Anna, cioè la sorella, se voi decidete di non iniettarle l'antidoto, avrete il finale peggiore. Quindi noi in questo caso non gliel'abbiamo iniettato e andremo a vedere il finale peggiore che si possa vedere. Se decidete di iniettarglielo, Anna riprenderà le sue sembianze umane e poi vi farò vedere cosa dovete andare a fare per sbloccare il vero finale. Invece, per ottenere un finale normale, raga, intanto qua vi fa tornare indietro fino all'ingresso praticamente. Poteva anche risparmiarsela sta scena. Ok raga, questo è il finale peggiore, quindi adesso andremo a vedere che cosa succede. Perché in questo video, non so se l'ho detto prima, andremo a vedere tutte e tre i finali, raga. Mi sono rigiocato 3 volte il boss finale per... anzi, un pezzo prima del boss finale per sbloccarli tutte e 3.
Nulla di eccezionale, comunque, nulla di eclatante. Vi lascio al finale, raga. Ok, quello era il finale peggiore, raga. Questo è il finale giusto, normale. After all, no matter how hard we want it, we can't change the past. Come vedete, cambia solo la scena finale, raga. E questo è per andare a sbloccare il finale giusto, raga, il finale più bello che potete vedere in questo gioco. Una volta che avete iniettato l'antidoto ad Anna, quando avrete sconfitto il boss finale, prima di uscire dalla meeting room dove noi andremo a mettere la cassetta praticamente. Anna, dovete venire qua a parlare con Anna nel passato. I told you I would get you out of here. E sbloccherete il vero finale. Qua gli dice che è tornata per prenderla e quant'altro. I don't know if I should trust you. Besides, I have to find mother. Those men took her. I understand you want to find her, but those men in hazmat suits will be back if we don't leave right now. We don't have anything to fight them with. It would be better to go to town and get help. Then we can rescue your mother. Do you promise we'll be back for my mother? I promise, but you must trust me. Okay. Intanto Anna, raga, ci ha chiesto di salvare poi anche la madre. Ma gli abbiamo risposto che non abbiamo nulla per contrastare quei soldati, quei membri del culto. Quindi torneremo poi in un secondo momento a riprenderla. E per sbloccare la catena, raga, una volta che avrete iniettato l'antidoto ad Anna, nella croce dietro di lei, ovviamente, c'è il tronchese. Quindi non dimenticate di prenderlo, se no non sarete in grado di tagliare le catene della cella. What happened here? Everything is completely different. I don't recognize. Something strange is happening. Gustatevi il vero finale, raga. Io vi ringrazio di cuore se siete arrivati fin qua a vederlo. Ci vediamo al mio prossimo video, raga, e vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale, perché tanto, come ripeto sempre, è gratis. A voi non costa nulla, ma per me significa molto. Ci vediamo al mio prossimo video, raga. Anna, I'm aware that my actions were wrong. Once you find out the truth, I hope you can forgive me. Anna.